Si chiama la fonderia automatizzata ed è un esperimento unico nel suo genere in cui scoprire la storia, in questo caso della fonderia Bastanzetti, attraverso la sintesi tra le più moderne tecnologie e la creatività scolastica. Automazione, musica e simboli si uniscono in un percorso espositivo visitabile gratuitamente fino a sabato 30 luglio, ospitato dalla Casa dell'Energia. La collezione è stata messa a disposizione da parte di Piero Franchini. Gli alunni che invece hanno lavorato a questo progetto sono del Liceo Classico e Musicale Francesco Petrarca e dell'Istituto Professionale Margaritone. Una sfida, ma credo che sia stata anche vinta e che va ripetuta, perché mettere a confronto esperienze didattiche che sembrano diverse ma poi alla fine hanno tutte la stessa finalità, quella di rendere i ragazzi più consapevoli delle loro capacità e insegnare progressivamente a formarsi, sia unica per tutte quante le scuole. Quindi ragazzi che sono più abili sull'aspetto pratico, altri più sull'aspetto teorico, hanno avuto modo di verificare che entrambi questi aspetti sono fondamentali, specialmente se si vuole affrontare un ambito lavorativo. Noi abbiamo collaborato volentieri sia con il Liceo Petrarca, sia fra il nostro istituto tecnico della Vasari con indirizzo grafico, che con l'Istituto Margaritone per quanto riguarda l'impiantistica civile. Noi abbiamo restaurato questo macchinario, il vecchio macchinario della Bastanzetti, che era, diciamo, l'anima anche di tutta la produzione e della fonderia Bastanzetti, che ha fatto la storia della città. Io credo che questa è una bellissima occasione. A me mi piace moltissimo essere qui oggi, ringraziare gli studenti sia del Petrarca che della Margaritone che della Vasari per quello che hanno fatto. Ormai li conservo da almeno 32-33 anni, però io vorrei sistemarli un pochino meglio e infatti ho cercato in tutti i modi, come vedete anche in questa occasione, di poterli salvare e di poterli almeno rimettere in moto, almeno qualcuno. Alcune macchine sono state riportate letteralmente in vita e poi c'è questo singolare pannello che con il tocco di una mano riproduce i suoni della fonderia Bastanzetti. È un lavoro molto personale fatto dai ragazzi. Abbiamo lavorato in tanti, un team di professori, formatori e ne andiamo fieri. Vedere dei ragazzi e dei professori impegnati in questa attività, che ovviamente ricorda una parte storica importante, che è quella della fonderia Bastanzetti, dello sviluppo industriale di Arezzo nel Novecento, che ovviamente collima oggi con una tecnologia che è un'industria 4.0, un sintetizzare tramite un procedimento appunto ipertecnologico quello che è stato il passato di lavoro e di impegno, oggi diciamo trasmesso alle nuove generazioni tramite un approccio tecnologico.